Capitolo 4. Diario di Jonathan Harker. Continua. Mi sono svegliato nel mio letto. Se non è stato un sogno, allora significa che il conte mi ha portato lui stesso in camera. Cerco di trovare delle risposte, ma non riesco ad arrivare a nessuna conclusione plausibile. Di sicuro vi erano alcuni piccoli indizi, come il fatto che i miei vestiti erano piegati e sistemati in modo diverso da quello a cui sono abituato. Il mio orologio non era ancora stato caricato, mentre è mia rigorosa consuetudine farlo come ultima cosa prima di andare a dormire, e molti altri particolari di questo genere. Ma queste non sono prove, perché simili dettagli dimostrerebbero solo che la mia mente non era in sé, e per un motivo o per un altro, di sicuro qualcosa deve avermi sconvolto. Devo cercare delle prove. Di una cosa sono contento. Se è stato il conte a riportarmi in camera e a togliermi i vestiti, deve averla fatto in fretta perché ha dimenticato di svuotarmi le tasche. Sono sicuro che questo diario per lui sarebbe stato un mistero intollerabile. L'avrebbe preso con sé o forse l'avrebbe distrutto. Ora che mi guardo intorno, questa stanza che fin qui mi aveva tanto impaurito, adesso è una specie di santuario, poiché nulla potrà mai essere più spaventoso di quelle orribili donne che mi stavano, o meglio, che mi stanno aspettando per succhiarmi il sangue. 18 maggio. Sono sceso al piano di sotto per tornare in quella stanza. Questa volta alla luce del sole, perché devo conoscere la verità. Quando sono arrivato alla porta in cima alle scale l'ho trovata chiusa. Qualcuno l'aveva spinta contro lo stipite al punto che il legno si era addirittura scheggiato. Ho notato che il catenaccio della serratura non era stato tirato, ma la porta è bloccata dall'interno. Temo che non sia stato solo un sogno, quindi devo agire in base alle mie congetture. 19 maggio. Sono in trappola. Ieri sera il conte, con un tono di voce imperturbabile, mi ha chiesto di scrivere 3 lettere. Una in cui dico che il mio lavoro qui è quasi finito e che dovrei partire per tornare a casa entro pochi giorni. Un'altra per confermare che sarei partito il giorno successivo alla data della lettera. E la terza in cui dicevo che ero partito dal castello ed ero arrivato a Bistritz. Mi sarei ribellato volentieri, ma mi sono reso conto che allo stato attuale delle cose sarebbe una follia discutere apertamente con il conte mentre sono ancora nella sua morsa di tiranno, e rifiutarmi di accontentarlo significherebbe destare i suoi sospetti e farlo infuriare. Lui sa perfettamente che sono a conoscenza di troppe cose e che devo morire, poiché potrei rappresentare una minaccia per lui. La mia unica speranza rimane quella di guadagnare più tempo possibile. Potrebbe succedere qualcosa che mi darebbe l'opportunità di fuggire. Nei suoi occhi ho intravisto un lampo di quel rancore furioso che avevo già avuto occasione di vedere quando ha scagliato la donna bionda lontano da sé. Mi ha spiegato che il servizio postale qui è mediocre e poco affidabile e che scrivere le mie lettere adesso avrebbe tranquillizzato i miei amici. Poi mi ha assicurato con un tono incredibilmente arrogante che avrebbe fatto annullare l'invio delle ultime 2 lettere, che quindi sarebbero rimaste in deposito a Bistritz fino a tempo debito, nell'eventualità che avessi dovuto prolungare il mio soggiorno. Opporsi ai suoi desideri sarebbe stato come alimentare ulteriori sospetti. Così ho finto di assecondare i suoi progetti e gli ho chiesto quali date avrei dovuto mettere sulle lettere. Lui ha fatto alcuni calcoli per un attimo, poi ha detto: «La prima deve portare la data del 12 giugno, la seconda del 19 giugno e la terza del 29 giugno». Adesso so esattamente quanto mi resta da vivere. Oh Dio, aiutami. 28 maggio.
esiste una possibilità di fuga, o almeno di riuscire a spedire un biglietto a casa. Un gruppo di gitani è appena arrivato al castello e si sono accampati nel cortile. Si tratta di nomadi. Avevo preso appunti su di loro nel mio diario. Sono originari di questa parte d'Europa, anche se sono legati ai nomadi di ogni parte del mondo. Ve ne sono a migliaia in Ungheria e in Transilvania e vivono quasi completamente al di fuori di ogni legge. Di solito sono al servizio di qualche nobile importante o di un boiaro e ne assumono perfino il nome. Non hanno paura di nulla e non credono in niente, se non alla superstizione, e parlano soltanto la loro varietà della lingua romanes. Scriverò delle lettere e cercherò di farle spedire da loro. Ho già parlato con alcuni di loro dalla finestra per cercare di stabilire un contatto. Si sono tolti il cappello e hanno fatto un inchino e molti gesti con le mani, che però non ho capito più di quanto non comprenda la loro lingua. Ho scritto le lettere. Quella per Mina è stenografata e al signor Hawkins ho semplicemente chiesto di mettersi in contatto con lei. A lei ho spiegato la mia situazione, ma senza l'orrore che finora ho potuto soltanto ipotizzare. Se le aprissi il mio cuore e le raccontassi tutto, la farei preoccupare e si spaventerebbe a morte. Se le lettere non dovessero partire, almeno il conte non scoprirà il mio segreto, né fino a che punto sono a conoscenza di quanto succede qui. Ho consegnato le lettere. Le ho fatte passare attraverso le sbarre della mia finestra insieme a una moneta d'oro e ho cercato di spiegare a gesti che volevo che le spedissero per me. L'uomo che le ha prese se le è strette al cuore e ha fatto un inchino, poi le ha infilate nel cappello. Non potevo fare altro. Così sono tornato in biblioteca e ho iniziato a leggere. Poiché il conte non arrivava, mi sono messo a scrivere il diario. Il conte è arrivato. Si è seduto di fronte a me e con una voce estremamente pacata, mentre apriva due lettere, mi ha detto: «I gitani mi hanno consegnato queste lettere di cui, ahimè, pur non conoscendone la provenienza, devo occuparmi. Guardate», ha detto fissando la prima lettera. «Una è vostra, indirizzata al mio caro amico Peter Hawkins, e l'altra...» A questo punto, mentre apriva la busta, ha notato degli strani simboli e sul suo viso è calato un velo scuro. Nei suoi occhi è balenato un lampo di malvagità. «L'altra è una cosa vile, un oltraggio all'amicizia e all'ospitalità. Non è firmata. Bene, ciò vuol dire che non è di nostro interesse». E con estrema disinvoltura ha accostato lettera e busta alla fiamma della lampada finché tutte e due non si sono ridotte in cenere. Poi ha continuato: «La lettera per Hawkins, quella la spedirò senz'altro, perché è vostra. Le vostre lettere sono sacre per me. Vogliate scusarmi, amico mio, ma senza volerlo ho rotto il sigillo. Sareste così gentile da chiuderla di nuovo?» Così dicendo mi ha passato la lettera con un inchino cortese e mi ha dato una busta nuova. Non ho potuto far altro che riscrivere l'indirizzo e restituirgliela in silenzio. Quando è uscito dalla stanza ho sentito un rumore attutito di chiavi. Un istante dopo mi sono precipitato alla porta e ho provato ad aprirla. Era chiusa. Un paio d'ore più tardi, quando il conte è tornato silenziosamente nella stanza, mi ha svegliato perché mi ero addormentato sul divano. Con modi affabili e ossequiosi, vedendo che avevo dormito, mi ha domandato: «E così siete stanco, amico mio? Andate a letto, lì potrete riposare meglio. Stanotte probabilmente dovrete rinunciare al piacere della mia conversazione perché ho molte faccende da sbrigare, ma voi senza dubbio potete dormire». Sono andato in camera e mi sono sdraiato e, strano a dirsi,
Ho dormito senza fare nessun sogno, anche la disperazione ha i suoi momenti di quiete. 31 maggio. Questa mattina, quando mi sono svegliato, ho pensato che forse avrei dovuto prendere della carta da lettere e delle buste dalla mia valigia e metterle in tasca, in modo da poter scrivere appena mi si fosse presentata l'occasione. Ma ancora una sorpresa, un altro brutto colpo. Ogni singolo pezzetto di carta era sparito, così come i miei appunti, i promemoria su treni e viaggi, la mia lettera di credito, tutto ciò che potrebbe tornarmi utile nel caso in cui riuscissi a fuggire dal castello. Mi sono seduto e ho preso in esame la situazione. Poi mi è venuta in mente una cosa e mi sono messo a cercare nel mio baule e nell'armadio in cui avevo messo i vestiti. L'abito con il quale avevo viaggiato era sparito, così come il cappotto e la coperta da viaggio. Non ve n'era traccia da nessuna parte. Tutto sembrava far parte di un nuovo, perfido piano. 17 giugno. Questa mattina, mentre ero seduto sul letto a lambiccarmi il cervello, ho sentito provenire dall'esterno il rumore di uno schiocco di fruste e lo scalpiccio di zampe di cavallo sul sentiero roccioso dietro al cortile. Mi sono precipitato trionfante alla finestra e ho visto entrare nel cortile due grandi Leiterwagen, ciascuno trainato da 8 cavalli robusti. In testa a ogni coppia di cavalli vi era uno slovacco con il cappello a falda larga, un cinturone borchiato, una sudicia a pelle di pecora e gli stivaloni. Avevano tutti in mano i loro lunghi bastoni. Sono corso alla porta con l'intenzione di andare di sotto e cercare di unirmi a loro passando per l'ingresso principale, perché immaginavo che forse qualcuno li avrebbe fatti entrare. Un altro duro colpo. La porta della mia stanza era chiusa a chiave dall'esterno. Allora sono corso alla finestra e li ho chiamati. Loro mi hanno guardato con aria ebete e mi hanno indicato, ma proprio in quel momento è sopraggiunto il loro atamano, il capo dei gitani, che, vedendoli indicare la mia finestra, ha detto loro qualcosa e tutti si sono messi a ridere. Da quel momento in poi, nonostante i miei sforzi, le grida imploranti e le suppliche, non si sono più voltati verso di me, anzi, mi davano intenzionalmente le spalle. Sui Leiterwagen vi erano delle grandi casse squadrate con maniglie fatte di corda molto spessa. Si capiva che erano vuote dalla facilità con cui gli slovacchi le sollevavano e da come risuonavano mentre venivano spostate senza troppe accortezze. Dopo che tutte le casse sono state scaricate e ammucchiate in un angolo del cortile, i gitani hanno dato delle monete agli slovacchi e, dopo averci sputato sopra in segno di buona fortuna, questi ultimi, pigramente, sono saliti ognuno in groppa al suo cavallo. Poco dopo ho sentito lo schiocco delle fruste che si affievoliva in lontananza. 24 giugno, poco prima dell'alba. Ieri sera il conte mi ha lasciato presto e si è chiuso a chiave in camera sua. Appena ho trovato il coraggio, sono corso alla scala a chiocciola e ho guardato fuori dalla finestra che si affaccia verso sud. Volevo tenere d'occhio il conte perché qui sta succedendo qualcosa. I gitani si sono accampati da qualche parte nel castello e stanno lavorando. Lo so perché di tanto in tanto si sente in lontananza un rumore attutito di picconi e vanghe e qualsiasi cosa stiano facendo ha senza dubbio uno scopo malvagio e crudele. Ero affacciato da quasi mezz'ora quando ho visto un'ombra uscire dalla finestra della camera del conte. Mi sono ritratto e ho osservato attentamente e a quel punto ho visto venire fuori la sua sagoma intera. Per me è stato un altro colpo vedere che aveva indosso gli abiti che portavo durante il mio viaggio fino a qui e su una spalla l'orrido sacco che avevo visto portare via dalle donne. Non vi era alcun dubbio riguardo al motivo della sua spedizione e con i miei vestiti per giunta. È questo dunque il suo nuovo e maligno piano d'azione. Farà in modo che chiunque lo vede lo prenda per me,
così da lasciare prova del fatto che sono stato visto in città o nei villaggi a impostare le mie lettere, e qualsiasi malvagità possa compiere sarà attribuita a me dalla gente del posto. Il solo pensiero che possa andare così mi fa infuriare, mentre io sono rinchiuso qui, prigioniero a tutti gli effetti, ma senza quella protezione da parte della legge che è un diritto e una consolazione, persino per un criminale. Mi sono intestardito ad aspettare il ritorno del conte e sono rimasto a lungo alla finestra. Poi ho cominciato a notare degli stranissimi puntini che fluttuavano tra i raggi di luce della luna. Somigliavano a minuscoli granelli di polvere che turbinavano per poi radunarsi in una specie di nebbiolina. Mentre li osservavo, ho provato una sensazione rassicurante e mi è pervaso una sorta di sollievo. Mi sono appoggiato al vano della finestra in una posizione più comoda, in modo da poter godere meglio di quelle giravolte eteree. Poi qualcosa mi ha fatto sussultare. Un latrato basso e lamentoso di cani che proveniva da lontano, nella vallata, nascosta alla mia vista. Sembrava risuonare sempre più forte nelle mie orecchie, mentre i granelli di polvere nell'aria assumevano forme sempre nuove, ondeggiando secondo i suoni. Mi sono sentito come se stessi lottando contro me stesso per resistere al richiamo del mio istinto. Anzi, tutta la mia anima stava lottando e la mia sensibilità ormai assopita si sforzava di rispondere a quel richiamo. Ero come ipnotizzato. La polvere danzava più veloce, sempre più veloce, e i raggi della luna sembravano fremere mentre mi si avvicinavano per poi confondersi nelle tenebre. I granelli di polvere si addensavano sempre di più, finché mi è sembrato che assumessero delle forme indistinte e spettrali. Poi ho sobbalzato, mi sono svegliato del tutto, in pieno possesso dei miei sensi, e sono corso via urlando. Le forme spettrali, che si stavano gradualmente materializzando alla luce della luna, erano le sagome delle tre lugubri donne a cui ero destinato. Mi sono rifugiato nella mia camera, sentendomi in un certo senso più al sicuro lì dentro, dove la luce della luna non riusciva a penetrare e la lampada ardeva luminosa. Dopo che erano passate un paio d'ore, ho sentito dei rumori nella camera del conte, qualcosa di simile a un gemito acuto e subito interrotto. Poi il silenzio, un silenzio profondo e orribile che mi ha terrorizzato. Con il cuore che mi batteva all'impazzata, mi sono diretto verso la porta, ma ero chiuso a chiave nella mia prigione e non potevo fare nulla. Mi sono seduto e sono scoppiato a piangere. Mentre ero lì seduto, ho udito un suono fuori, nel cortile, le grida disperate di una donna. Mi sono precipitato alla finestra e dopo averla spalancata, ho sbirciato tra le sbarre e ho visto una donna con i capelli arruffati che teneva le mani incrociate all'altezza del cuore, come se fosse sfinita dopo una lunga corsa. Era appoggiata a un angolo del cancello e quando mi ha visto alla finestra si è lanciata in avanti e con una voce carica di minaccia mi ha urlato contro: «Mostro, ridammi il mio bambino!» Si è gettata in ginocchio e, alzando le mani al cielo, ha continuato a urlare le stesse parole con un tono che mi ha straziato il cuore. Poi si è strappata i capelli, si è battuta il petto e si è lasciata andare a tutte le emozioni più violente e disperate. Alla fine si è scagliata di nuovo in avanti e, anche se non riuscivo a vederla, ho udito le sue mani nude che davano colpi al portone. Da qualche parte, sopra di noi, probabilmente sulla torre, ho udito il conte chiamare qualcuno con voce dura e metallica. Alla sua chiamata sembravano rispondere da lontano, nel profondo della valle, i lupi con il loro ululato. Dopo qualche istante, un branco di lupi si è riversato nel cortile come l'acqua di una diga appena aperta. La donna non ha urlato e l'ululato dei lupi è stato breve. Poco dopo si sono allontanati uno alla volta, leccandosi il muso. Non ho provato alcuna compassione per quella donna perché sapevo che cosa era accaduto al suo bambino ed era molto meglio per lei che fosse morta. Che cosa farò? Che cosa posso fare?
Come riuscirò a fuggire da questa spaventosa schiavitù fatta di oscurità, tenebra e orrore?